Presente. Presente, salve. Stasera la Lazio ha ritrovato una buona esibizione e un buon pubblico, mancava soltanto la vittoria. Che impressione le ha dato comunque questa partita? Ma io penso che sia una partita che è sull'onda delle tre partite precedenti, quindi ha dimostrato compattezza la squadra, determinazione, carattere e soprattutto, torno a ripetere, non un atteggiamento intimidito, tutt'altro, quindi è cosciente dei propri mezzi ma mantenendo sempre quel sano grado di umiltà che è la cosa più importante. Questa bella novità dell'Aquila, del simbolo della Lazio, lei è stata... Ma io ritengo che sia importante che i tifosi si avvicinino a questa squadra, a questa società, perché i tifosi rappresentano un valore aggiunto e quindi ritengo che l'Aquila, che rappresenta il nostro simbolo, rappresenta la nostra storia, il nostro presente e rappresenterà il nostro futuro, deve essere un punto di riferimento per tutti noi. Non a caso noi abbiamo demandato ai tifosi il fatto di dover battezzare l'Aquila dandogli un nome, saranno loro che decideranno, proprio perché noi abbiamo voluto riportare al centro del nostro progetto e del nostro interesse i tifosi come parte integrante, dove per ricreare quel rapporto empatico con la squadra, con il proprio club, per fargli vivere quotidianamente tutte le vicende della propria squadra. Sono tutti soddisfatti, ma è vero che ogni volta che Hernanes tocca palla le sorride? Mi sorride? Lei sorride quando tocca palla Hernanes? No, ma è stato a dire che sorrido o non sorrido, io sorrido per tutto, sorrido per il comportamento. Hernanes è un ragazzo diciamo come un grande giocatore, ma anche fantastico dal punto di vista della persona. Io ho investito sulla persona, quindi come sono tutti gli altri ragazzi, noi stiamo investendo sugli uomini. Vedete, il calcio, lo sport più particolare del calcio, è fatto non solo di atleti, di uomini che hanno una potenzialità atletica agonistica, ma devono avere la testa e il cuore, cioè i sentimenti. E soprattutto non guasta neanche una sana spiritualità che rafforza chiaramente la capacità di poter esprimere il gesto atletico in modo corretto e nel rispetto delle regole. Senti, brevemente, la Lazio è d'Europa, da Champions. La Lazio è una squadra che può competere a pari con tutti, vedremo poi che cosa otterrà sul campo, perché i risultati non dipendono solo dalle potenzialità della squadra ma anche da episodi e soprattutto da fattori imponderabili che purtroppo, non facendo il mago, non so che cosa porteranno a questa squadra. Gianluca, i problemi che abbiamo dimostrato, che quando io intraprendo un cammino all'insegna della trasparenza, della correttezza e del rispetto delle regole, abbiamo avuto dei problemi perché alcune associazioni artatamente hanno ostacolato questo episodio e soprattutto questo spettacolo, perché avete visto tutti che parte di azione c'è stata e che cosa ha prodotto. Sicuramente non era uno sfruttamento materiale del rapace, tutt'altro. Abbiamo peraltro noi, con questo ci tengo a chiarirlo, con l'associazione volto un progetto di recupero dei rapaci feriti e quant'altro, quindi rientra proprio nello spirito delle associazioni che vogliono tutelare effettivamente questi uccelli e abbiamo rischiato che l'Aquila non volasse. Però noi siamo abituati sempre a combattere, a farlo volare sempre più in alto e quindi abbiamo dimostrato di essere in regola e abbiamo ottenuto un permesso che per tutti sembrava impossibile ottenere, che invece è stato ottenuto perché avevamo diritto di ottenerlo. Grazie. Che è la cosa che...